Allora, Federico Mello, oggi ti poniamo noi un problema da filosofo della rete, da studioso, da autore di un recentissimo libro che ha il merito di andare in queste zone nuove del sapere universale. Buongiorno Federico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, la mia domanda riguarda Uber. Hai studiato il caso? Abbastanza, l'ho seguito. Allora, Uber, secondo me, ne parlavamo oggi all'inizio di teleselezione, è un raro caso in cui, uno dei sempre più frequenti casi, ma un nuovo caso, quello in cui di più, il web si sostituisce alla legge, cioè ha una forza più forte della legge. L'ultima legge sui trasporti è del 92, è stata rinnovata e sospesa 12 volte, arriva un'applicazione che coniuga la potenza del web alla forza di una prassi e trasformare un normale cittadino in un tassista diventa possibile. Accadrà sempre più frequentemente. Beh, Luca, mi sembra un'ottima analisi, sono abbastanza d'accordo, sicuramente questa cosa sta succedendo sempre più spesso. Ieri, per esempio, abbiamo fatto sulla 7 questa puntata di Anno 1 con Dottor Giulio Innocenzi sulla liberalizzazione delle droghe, no? E abbiamo mostrato come in realtà sul web adesso non solo si può comprare qualsiasi tipo di droga, ma c'è la possibilità da parte di spacciatori di ogni tipo di inventare a fesso spinto delle sostanze che non rientrano nella tabella delle sostanze vietate e che quindi per 2 o 3 mesi risultano anche legali, no? E quindi anche questo è un caso in cui in qualche modo, diciamo, la tecnologia digitale, come dici tu, supera la legge. E questa cosa, per esempio, non vale anche su Uber, solo su Uber, sempre rimanendo sul tema del trasporto. È arrivato a Roma, a Firenze, a Milano, in altre città si sta diffondendo quest'altro servizio che si chiama Car2Go, no? Che permette... BlaBlaCar. O BlaBlaCar, esattamente, o anche c'è un altro servizio con le 500 di cui non ricordo il nome, ma che fondamentalmente sempre tramite smartphone si permette di geolocalizzare una macchina e quindi di avere fondamentalmente un car sharing privato, no? È chiaro che questa cosa pone delle sfide in qualche maniera, ed è anche assolutamente vero che il legislatore, con le sue, come dire, a volte lungaggini, a volte con le dovute necessità, no, di articolare appunto materie complesse, fa fatica a stare dietro a questo tipo di innovazioni. Quindi la domanda che secondo me dovremmo porci, preso atto dell'osservazione che fai tu della tecnologia in qualche maniera che supera le leggi, è quella se appunto le conseguenze vanno per il bene comune, vanno ad ampliare i mercati, o se al contrario favoriscono monopoli e favoriscono realtà, come dire, nicchie o potentati o lobby. Ecco, questa è la domanda. La mia opinione è che nel caso di Uber effettivamente vanno comunque a smuovere una categoria, quella dei tassisti, che spesso ha avuto, insomma, più un approccio rispetto ai propri interessi che agli interessi degli utenti del servizio pubblico che i taxi dovrebbero svolgere. Però sai perché secondo me questa volta bisogna stare coi tassisti? Perché mentre è straordinariamente bello quando la potenza immaginifica della rete crea soluzioni, crea lavoro, crea sviluppi, per esempio sono molto contento che esista un servizio tipo Uber per le nanni, per le tate, e sai, quando c'è un servizio pubblico ci devono essere delle regole di più. Cioè, è bellissimo che un ragazzo con la macchina disoccupato possa fare il tassista, però poi io il tassista lo voglio alle 2 di notte, alle 5, lo voglio in periferia, voglio che abbia gli standard di sicurezza, voglio che abbia un'assicurazione che se va a sbattere contro una vetrina il cliente viene rimborsato, mentre invece, come sai, un'assicurazione normale non paga un cliente di un servizio di taxi. E quindi secondo me qui delle regole ci devono stare, e questa potenza della rete è anche un meccanismo incredibile. Sono d'accordo Luca, però in questo caso specifico del quale parliamo, i tassisti stanno a casa o si sta un po', come dici tu, ridisegnando e riprogrammando l'intero comparto del trasporto pubblico, dove convivono strumenti di servizio pubblico, magari più costosi ma più affidabili, strumenti
e spontanei, come potremmo dire, transport generated content. Lo so, ma siccome porti un cittadino, magari una madre incinta a bordo, e quel servizio deve essere garantito. L'autista deve prendere una patente speciale, deve fare un'assicurazione speciale che costa di più, deve superare dei controlli e degli standard speciali per la sua macchina. Si parla di autisti professionisti. No, stiamo parlando sono di bla bla. No, Uber ha due possibili applicazioni. Una è Uber, diciamo, top, quella che usa i noleggi un conducente. Esatto. L'altra è Uber Pop, in cui può andare chiunque abbia la patente da almeno 3 anni e una macchina non più vecchia di 8 anni e l'assicurazione pagata, ovviamente. Quindi è una... Però volevo farti quest'altro paragone che abbiamo fatto. E la potenza più forte della rete rispetto alla legge c'è anche sul Movimento 5 Stelle. Cioè, è curioso che oggi ci sia la prima manifestazione di dissenso, ma al contrario di tutti gli altri partiti, Grillo da che cosa si dovrebbe dimettere, visto che non ha un ruolo, cioè visto che è un megafono? Dal megafono non ci si dimette, cioè si dovrebbe dimettere da padrone del sito, perché la sovranità, esattamente come per Uber, la sovranità è nella rete, nell'algoritmo. È nella rete, ma infatti questa è un po' appunto la tesi del mio ultimo libro. Io faccio un esempio molto semplice, no? Ricordiamolo, in Primatur Editore, in libreria, si trova. Sì, sì. Però nel caso, per esempio, delle primavere arabe, no? Che sono o di Occupy Wall Street o di altre forze politiche e movimenti molto importanti, la gestione, per esempio, di un account Twitter che dà istruzioni durante una manifestazione ai manifestanti cosa fare, che mette di prendere posizioni ufficiali, eccetera, eccetera. È una questione politica anche solo la gestione di quelle password, no? Cioè, nel senso, c'è una questione di gestione, i padroni delle password hanno un potere reale in determinate circostanze politiche in cui, come dici tu, la tecnologia è di fatto la fonte poi dell'azione politica, no? E nel movimento di Grillo succede assolutamente questo. Grillo non ha cariche formali, ma non esistendo nel Movimento 5 Stelle ruoli intermedi, funzionari, quadri, non esistendo assemblee di iscritti che decidono, statuti che articolano la democrazia interna, il vero, come dire, potremmo dire, segretario del Movimento 5 Stelle è BeppeGrillo.it, no? In tutte le sue diramazioni. È lui che, per esempio, dà visibilità a parlamentari rispetto che altri, ad alcune battaglie rispetto che altri, ad alcuni nemici rispetto che altri, no? Ed è chiaro che appunto in questo caso la tecnologia diventa, la gestione dello strumento tecnologico diventa immediatamente anche la gestione del movimento politico. Però, ci vedo un qualcosa di diverso rispetto a servizi che offrono servizi come Uber o come BlaBlaCar, perché fondamentalmente la differenza è che cioè la tecnologia permette, dà delle possibilità, no? Dà delle occasioni, insomma, per fare delle cose che prima non erano possibile fare, ma questa tecnologia crea delle innovazioni rispetto alla quale lentamente, ma la politica poi si aggiorna, immagina nuovi interventi, immagina nuove regolamentazioni. In alcuni casi però io rimango convinto che questa tecnologia possa innovare, possa permettere di in qualche maniera smuovere un po' giardini pietrificati. Poi se la prospettiva della tecnologia che innova si trasforma in un determinismo tecnologico rispetto alla quale la tecnologia ha il primato rispetto a qualsiasi cosa, allora là sorge un problema. Però rispetto a questi strumenti, come potremmo in qualche modo regolarli? Cioè, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, no? Cioè, un servizio come Uber, possiamo pensare davvero di vietarlo, di chiuderlo, come se fossimo in Iran o in Turchia, dove vengono chiusi i social network? A me è difficile, mi sembra che... Ma non è che vengono chiusi i social network, se una cosa promossa in un social network è contraria alla legge... Viene segnalata, magari si chiude una branca. No. Quindi la proposta tua, diciamo, sarebbe quale? Quella di vietare Uber in Italia? No, io penso questa cosa, che intanto Uber offre due servizi, uno è Uber Pop e l'altro è Uber Noleggio un Conducente. Mm-hmm.
La potenza di Uber ha messo in rilievo che la legge è vecchia, ad esempio la norma, anche quella in noleggio con conducente, viola una norma perché altrimenti sarebbero uguali ai tassisti. Secondo la legge del 92, il noleggio con conducente deve partire dal garage. Ora questa norma è stata sospesa. Bene, il legislatore deve fare una legge. Si può o non si può partire dalla strada? Se decide che si deve partire ancora dal garage. E allora quel La legge va servizio rispettata. va rispettato. Se invece si decide che, siccome nel 92 non esistevano i telefonini, i localizzatori satellitari, non esisteva Esatto. nulla di quello che c'è, allora è legale. Allo stesso tempo, se noi decidiamo che ne so, lo Stato impone la copertura assicurativa anche per un passeggero, se noi decidiamo che una piccola parte di quello che viene guadagnato con l'Uber Pop, cioè il servizio Uber a disposizione di tutti, viene pagato in tasse, allora si può fare. Se invece uno paga le tasse, il tassista, e l'altro no, allora la cosa un po' mi preoccupa, no? Guarda, Luca, io sono contrario, cioè sono d'accordo con quello che Cioè, dici, se lo anche Stato se, lo ripeto, riconosce, devi pagare le tasse, no? anche se, secondo me, ripeto, va tenuto un orizzonte in qualche maniera di pubblico, nel senso che un'altra applicazione, un'altra piattaforma molto usata è quella del couchsurfing, no? Della condivisione dei divani, cioè ragazzi che hanno meno soldi offrono il proprio divano per dormire a viaggiatori. E possono entrare in questo network per il quale se vanno a Berlino, se vanno a Londra, avranno un'altra rete di, appunto, di possessori di divani che li ospiterà per delle notti, no? E io ho vari amici, magari ecco, ora siamo un po' cresciuti, ma fino a qualche anno fa che hanno usato couchsurfing per girare, insomma, in maniera economica anche in posti d'Europa, in posti d'Italia. Il couchsurfing minaccia gli albergatori, minaccia i bed and breakfast ancora prima. Quando sono arrivati i bed and breakfast che permettono nella tua abitazione e solo nella tua abitazione di proprietà di affittare delle stanze appunto a delle persone, questa cosa mette sotto minaccia il business degli albergatori? Sicuramente c'è un problema, no? Tra un servizio appunto ufficiale, che quindi si porta dietro tutti i costi, un servizio ufficiale, un servizio diciamo pirata o clandestino, in qualche maniera libero, che è sicuramente più Sì, però economico. sai, il divano non è un albergo, è un servizio diverso, no? Quindi prende Anche secondo me veramente una una persona con la parte sua molto più macchina. bassa, mentre invece uno che ti porta in macchina seduto nella stessa poltrona da Termini a Prati, facciamo un esempio, e ti chiede 7 euro anziché 10, è una concorrenza diretta. Quindi va analizzato, va capito se si può fare. Però qui io mi sto ponendo non il problema corporativa del tassista, mi sto ponendo il problema di chi usufruisce di quel servizio, cioè se è un servizio pubblico deve avere degli standard di garanzia e quindi questo deve essere stabilito. Sono d'accordo con te, penso però che se mettessimo a un tavolo tutte le parti in causa su questo caso, forse è come dire, un mio pregiudizio, sono prevenuto, ma penso che una controparte come i tassisti, che si è dimostrata sempre molto corrucchiusa e molto corporativa, preferirebbe insomma avere appunto il monopolio del trasporto pubblico, e questa cosa fino a oggi non ha funzionato, cioè nel senso che sappiamo tutti i problemi che ci sono, almeno nelle grandi città, a Roma, Milano, per trovare un taxi. A me sono capitati e saranno capitati a tutti, situazioni molto spiacevoli nelle quali magari arrivi in aeroporto e ci sono una sfila di taxi che ti offrono una corsa però non, come dire, non regolare, ma solo con un prezzo pattuito nei giorni di festa. Insomma, è anche un comparto insomma, che proprio sul monopolio in qualche maniera ha accampato e in qualche modo ha anche peggiorato il servizio. Questa è la mia idea sul caso specifico tassisti. Quindi io direi che la tecnologia sicuramente pone delle nuove sfide. Non essere apocalittici o integrati, completamente favorevoli o completamente contrari, non serve a molto. La questione da porre è quella banalmente del bene comune e come dire, del maggiore interesse, del migliore servizio che si possa offrire alla collettività. Ecco, questo è quello che penso. Bene, mi sembra tutto molto interessante, tutto molto chiaro. Ricordiamo il titolo del libro di Mello. Un altro blog è possibile, mi aspetto E in l'idea. questo caso si parla proprio di un altro blog possibile. Via Bora!
Teleselezione.